E salve gamers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Ragazzi, ci siamo al finale perché ci manca un solo membro della setta. Abbiamo già recuperato Alexius nella scorsa puntata e poi possiamo andare a festeggiare in famiglia. Quindi direi di completare così. Allora, intanto il membro della setta è qui sotto e dobbiamo ucciderlo, però dobbiamo ancora indagare, credo. Entra nel covo della setta di Cosmos. Abbiamo tutti gli indizi, in realtà, quindi vediamo. Ok, siamo dentro alla caverna della setta, e qui la prima volta siamo venuti mascherati. E sentiamo la voce di Mirin, che è cosa strana, perché la madre di Cassandra non dovrebbe essere lì. Infatti. Prepariamoci a qualche scena animata. Cassandra. Non sarebbe dovuta andare così. Decenni fa, un gruppo di persone si riunì per confermare una teoria che secondo loro avrebbe potuto controllare l'universo. Sosteneva che il mondo era composto in parti uguali da ordine e disordine. Ma qualcuno scelse volontariamente il perfido abbraccio del caos. Così nacque la setta di Cosmos. Abusò del suo potere, conducendo il mondo greco in una guerra eterna. Tu fosti creata per porvi fine. Distruggendo la setta, hai fatto ciò che io non ho potuto. Sei un'eroina, ma questo squilibrio ha un prezzo da pagare. Poiché senza il caos regna l'ordine supremo che limita il progresso e la libertà. Ma c'è ancora speranza. Speranza in te e nel futuro che creerai. Dobbiamo rimediare ai danni che abbiamo causato. Usa il bastone. Ripara la frattura nell'universo. Il mondo è nelle tue mani, Cassandra. Devi tornare a essere un'eroina. E così l'hai visto anche tu, allora. È bellissimo, non è vero? Che cosa ci fai qui? Hai ucciso l'ultimo membro della setta? Beh, più o meno. Cosa? È così. Ero la loro guida, ma solo per poco tempo. Quando è arrivato tuo fratello, tutto ciò a cui miravamo è cambiato. Allora. Stavi con loro? Con la cazzo di setta? Le potenze del mondo greco non stavano agendo nel modo giusto. La setta voleva un nuovo inizio. Con la corruzione! Con il denaro sporco! Hanno ucciso persone in una guerra causata da loro! Fomentare la guerra era uno dei metodi, sì. Ma era tutto sotto controllo. Finché all'improvviso non cessò di esserlo. E non mi piacque ciò che accadde da allora. Simpatica! Deimos non era dalla vostra parte! Non nel modo in cui speravamo. Come sai, è impossibile da controllare. Si è fatto strada fino al comando e ha esercitato persino più influenza di me. Malacca! Quindi cercavate noi? Non voi, ma la vostra stirpe. Persone come Leonida, come te, sono sempre state una minaccia. Ma poi ti ho conosciuto e mi hai sorpreso. Non eri come Deimos. Perché non usarmi e basta? Mi avevi in pugno! Mi hai reso ottimista. Ho pensato che potessi aiutarmi a distruggere la setta, ormai così corrotta. E l'hai fatto, seppur senza volerlo. Sei come loro. Una mossa rischiosa, avevi buone intenzioni. Beh, insomma. Siete tutti uguali. Egoisti e distruttivi. All'inizio era diverso.
Non volevamo distruggere, ma reindirizzare. Non capisco. Questa piramide, come funziona? Perché ce l'ha la setta? Anch'io ho cercato di capirlo. Per me è un mistero tanto quanto lo è per te. La setta venera questa piramide da decenni e l'ha usata per sostituire l'oracolo di Delfi, la persona più influente di tutto il mondo greco. Sfruttare la fede del popolo in un pantheon di dei morti aiuterebbe a riplasmare l'umanità in nostro favore. La piramide ha il potere di vedere nel tempo, ma solo alcune persone possono attivarla. Persone come Deimos e quelle che appartengono alla vostra stirpe. Ma anche tu hai visto qualcosa? Non so come né perché, ma mi ha mostrato qualcosa. Che cosa hai visto? Ho visto te. Nella visione distruggevi la piramide e la setta. Ho visto ciò che seguirebbe. Dopo la setta? Verremo sostituiti da un nuovo ordine. Il regno di un re filosofo. Ci sarà un allontanamento dai vecchi dei verso una società razionale, costituita da un regno del popolo per il popolo. E io devo trovare qualcuno per guidarla. Ma non avrei potuto farlo con la setta e il suo regime caotico. Allora ho lasciato che attuasse il suo piano e che la setta di Cosmos provocasse la sua stessa fine. Aspetta, Ericle lo sapeva. Volevo proteggerlo, così l'ho tenuto all'oscuro. Avrebbe protestato. Ma non doveva morire. È la verità. Era meglio tenerlo all'oscuro. Hai tradito la sua fiducia. Magari così. Hai fatto delle scelte discutibili. Ma credo che in questo tu ci abbia visto giusto. Lo conoscevi. La sua unica preoccupazione era il benessere del mondo greco. Se gliel'avessi detto, l'avrei distrutto. Quindi, ora che succederà? Spostiamo l'attenzione. Viriamo verso una nuova repubblica sotto un comando supremo. Un sogno che io renderò realtà. Ma pur sempre un sogno. Un sogno non realistico. Dimentica quello che sai e immagina. Basta democrazia. Niente più blu e rosso. Solo dei cittadini che lavorano per un bene superiore. È una follia. Non funzionerà, Aspasia. Non funzionerà. Non è follia. È saggezza. Quando il popolo di Atene lo saprà, capirà che è quello che ha sempre voluto. Persino tu. Non ne sono sicura. Hai passato una vita intera a badare a te stessa. Lasciati andare. Il mio piano ha bisogno che ti fidi di me. Vieni con me. Questo futuro non è un sogno. Sono qui per ucciderti. Dobbiamo distruggere il manufatto. Che facciamo? Ci fidiamo? Ci fidiamo? Dai. Vai. Guida la tua nuova repubblica. Non sarò io a guidarla. Ci servirà qualcuno con la cultura di un filosofo e la saggezza di un re. Merce rara di questi tempi. Non ce l'avrei fatta senza di te, Cassandra. Stai facendo la cosa giusta. Cerco sempre di fare ciò che è giusto. Allora vogliamo la stessa cosa. Cassandra, c'è ancora molto da fare, tesoro. Cassandra! Una tempesta si avvicina. Io posso resistere a ogni tempesta. Ok, che dobbiamo fare adesso? Cerchietto di Aspasia. Abbiamo cerchietto, ragazzi, cambiamolo subito. Allora, menu setta, vabbè, abbiamo sconfitto anche lei, anche se non l'abbiamo uccisa in questo caso. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto la setta, devo dire. Adesso, ragazzi, il cerchietto, mi sembra una cosa giusta e naturale. Ma in realtà credo, no, forse è più, sì, ha più potere questo, tutti i danni. A parte gli scherzi, sì, è un cerchio un po' diverso. E no, più che altro è più potente. Danni d'abilità? No, 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 è meglio il nostro. Comunque, non importa, perché adesso dovremo tornare a casa e festeggiare.
e infatti manca solo questo. Entra nella tua casa d'infanzia. Dopo tante peripezie, Cassandra riuscì a mettere per un momento da parte le avversità. Era il momento di rilassarsi e godersi un buon pasto in un luogo inaspettato, la sua casa d'infanzia a Sparta. Ragazze, direi di andare. Ci siamo, ragazzi, siamo ufficialmente al finale. Stiamo tornando nella casa di Cassandra. Sono contenta, devo dire che il gioco mi è piaciuto. Poi farò qualche considerazione finale, ma ormai il mio pensiero lo sapete. A parte qualche errore nel raccontare la storia, perché comunque abbiamo dovuto andare di qua e di là, abbiamo dovuto fare delle missioncine. Cioè, nelle missioni principali c'erano tante missioni secondarie abbastanza inutili, hanno sbrodolato molto, però poi il complesso del gioco a me piace, mi è piaciuto. Quindi, entriamo. A volte dobbiamo mostrare al mondo di avere polso, anche se il caos alberga dentro di noi. Per essere il migliore non basta la forza. Quella è la scusa dei deboli. Ti faccio vedere io chi è debole. Beh, almeno la famiglia è riunita. Prendo altro vino. Come i bambini, cioè, che senso ha questa cosa? Non è stato così male, vero? Incredibile, ho di nuovo una famiglia. Le vie degli dei sono infinite. Non sai mai cosa hanno in mente. Sono io a decidere ciò che faccio. Gli dei ci osservano, dai, rimaniamo sulla sua onda. Ha vegliato su di me. Sei speciale. Guarda che vita ti hanno riservato. Non è poi così male, se ci pensi. Un pensiero ottimista. Ricorda, a prescindere da chi ti circondi, io ci sarò sempre. E gli altri ci aspettano sulla nave. Va bene, ti seguo. Perfetto, e questo era il finale. La fine dell'Odissea, ragazzi, è finito così. Va bene, ci siamo riuniti. Devo dire che la penultima puntata, se ve la siete persa, recuperatevela, perché... Oh, noi ricordiamo... Aspettate che c'è Socrate qua, che ci vuole vedere. Però abbiamo finito comunque, ecco, l'Odissea, infatti, mondo e personaggi. E queste sono missioni comunque secondarie, immagino, per salutare un po' tutti. Va bene, secondo me ci possiamo fermare qua, perché l'Odissea l'abbiamo finita, quindi direi di non prolungare la cosa. Cassandra ha di nuovo una famiglia, ma l'avventura in un certo senso non è finita, perché sicuramente dovrò ripescare qualche missione secondaria, che ho visto che è spuntata un po' come i funghi. Adesso dovrò andare da Socrate e non lo so, penso che acquisterò il DLC... Quindi scrivetemi nei commenti se vorreste vederlo anche voi, l'eredità della prima lama, così vediamo questa prima lama come, insomma, come è avvenuta, come è stata acquisita. Vabbè, come sapete quello che penso del gioco, secondo me la trama poteva essere più lineare, con meno missioni secondarie nella storia principale, cioè le missioni secondarie che c'erano, almeno a mio avviso, nella storia in generale andavano bene, ma nella trama principale alcune cose potevano evitarsele, ecco. Per il resto il gioco, ok, magari non è un capolavoro, ma mi è piaciuto, è molto divertente anche giocarci, è davvero davvero bello, e quindi sì, sinceramente io mi sono divertita. Quindi ragazzi, ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi, mettete like e noi ci vediamo nei prossimi gameplay. Ciao a tutti!